in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale numero 3 del 2006 e dalla DGR numero 3164 del 2011, l'Assessorato Attività Produttive, Energia, Politiche del Lavoro e Ambiente, in collaborazione con il COA Energia di Fina Aosta S.p.A. e l'Assessorato Istruzione e Cultura, sta provvedendo ad allestire due laboratori didattici specialistici sull'energia, strategicamente localizzati presso l'Istituto Tecnico e Professionale Corrado Gex di Aosta e l'Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica e Professionale Brambilla di Verres. Gli obiettivi specifici di questi laboratori sono diversi. Innanzitutto, introdurre attività di laboratorio all'interno delle scuole, attività chiaramente fondamentale. Poi, quello più energetico chiaramente, quello di diffondere conoscenze in ambito energetico, sia per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, sia per quanto riguarda l'efficienza energetica nell'edilizia. E questo non solo attraverso dei percorsi teorici, ma anche attraverso dei percorsi pratici e operativi in laboratorio. Il terzo obiettivo specifico è quello di creare un polo attrezzato che possa essere utilizzato per percorsi formativi rivolti a tutte le scuole in primis, ma anche a professionisti e a imprese. Entrambi i laboratori didattici sono dotati di strumentazione utile per lo studio delle caratteristiche energetiche degli edifici attraverso la diagnosi delle dispersioni di calore. Il termoflussimetro, ad esempio, è uno strumento che permette di misurare in maniera quantitativa e senza alcun intervento invasivo il flusso di calore che attraversa un elemento costruttivo e di determinarne di conseguenza il grado di isolamento termico. Le dispersioni di calore possono invece essere rese visibili grazie alla termocamera, una particolare telecamera sensibile all'infrarosso che elabora un'immagine termica in grado di visualizzare i punti più freddi e più caldi di un determinato oggetto o edificio su un display ed eseguire i relativi calcoli della temperatura. Il kit per l'effettuazione del blower door test misura invece le dispersioni per ventilazione di un ambiente o di un edificio dopo aver impostato una determinata differenza di pressione tra interno ed esterno. Il metodo risulta efficace per la diagnosi delle perdite d'aria dell'involucro edilizio e la valutazione del flusso di ricambio dell'aria. Il termoigrometro, invece, rileva sia l'umidità relativa che la temperatura dell'aria in un preciso istante, archiviando e registrando i dati misurati per successive elaborazioni. Infine, il distanziometro laser è uno strumento di altissima precisione per la determinazione di una distanza, il cui funzionamento sfrutta l'emissione di un raggio laser di bassa energia. L'allestimento dei laboratori didattici specialistici è stato recentemente implementato con la fornitura di strumentazione volta ad effettuare esperienze di laboratorio sulle tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Entrambe le sedi scolastiche sono state dotate di simulatori per lo studio del solare fotovoltaico, composti da più moduli che, organizzati fra loro in modo opportuno, permettono di apprendere il know-how necessario per poter analizzare i vari dispositivi a celle solari. Qua abbiamo il banco di simulazione del fotovoltaico, abbiamo il primo pannello che simula tre pannelli fotovoltaici che normalmente sono montati sui tetti, montati in serie, che alimentano questo modulo che è un inverter per cui trasforma la corrente continua che arriva dai pannelli in corrente alternata e collegato alla linea elettrica che arriva normalmente in casa. Se noi non stiamo usando corrente, rimettiamo la potenza in rete e la restituiamo alla linea. Nel momento in cui noi andiamo a utilizzare la corrente in casa nostra, utilizziamo in parte la corrente che arriva dai pannelli e in parte la corrente che arriva dalla linea. Questo invece è un pannello solare reale, in cui andiamo a simulare l'effetto del raggiamento del sole nelle varie ore del giorno, per cui possiamo simulare
sia la potenza della luce che colpisce il pannello solare, sia l'angolazione con cui nelle varie ore del giorno il pannello solare viene colpito dal sole, per cui misurare il rendimento alle varie ore del giorno e eventualmente anche i vari periodi dell'anno, per cui può essere perpendicolare o può essere anche più basso sull'orizzonte, e fare tutte le misure e le prove per vedere quando rende al meglio. L'Istituto Scolastico Corrado Gex di Aosta è stato inoltre dotato di un simulatore di impianti eolici, utile per l'apprendimento di tutte le problematiche connesse alla generazione di energia elettrica mediante l'impiego di turbine eoliche. Questo è il banco dell'eolico. Abbiamo un motore regolabile in velocità che simula il vento, il generatore di corrente, in questo caso siamo in ambito industriale, quindi il generatore trifase, l'elettronica che calibra l'elettricità che arriva dal generatore e la rimette in rete. Quindi possiamo per esempio farlo partire, con questo modulo simuliamo il vento, il motore gira, fa girare il collegato e fa girare il generatore, il quale si autocalibra e rimette in rete l'energia. All'ISITP di Varres sono inoltre disponibili un kit didattico sulle celle a combustibile, utile ad illustrare la conversione dell'energia chimica in energia elettrica, e un kit didattico sull'energia in movimento prodotta dall'idrogeno. Qua abbiamo il kit dell'idrogeno o cella combustibile. In pratica, tramite elettrolisi si scinde dall'acqua idrogeno e ossigeno utilizzando energia elettrica, e poi quando questi si ricompongono restituiscono l'energia sotto forma di elettricità. Questa può essere usata in vari modi, uno l'automobile, per cui la riserva di idrogeno può essere usata nel momento in cui è necessaria potenza alla macchina per farla muovere in elettrico. A sinistra viene la parte dove esce l'ossigeno, quindi è rilasciato in aria, a destra invece c'è l'idrogeno che viene raccolto e portato ai serbatoi della macchina. Qua abbiamo l'elettrolizzatore a livello semi-industriale che scinde l'ossigeno e l'idrogeno dall'acqua per riempire la bombola di accumulo dell'idrogeno, il quale poi viene utilizzato tramite la cella di combustibile e viene riconvertito in energia elettrica su poi altri pannelli dove possiamo fare le misure o vedere un esempio di utilizzazione come un semaforo. Vista l'importanza sempre crescente delle tematiche legate al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è significativo poter sperimentare queste tecnologie concretamente con gli studenti ad un elevato livello tecnico ed operativo. I laboratori verranno utilizzati sia in appositi locali, sia spostandoli nelle classi, e questi laboratori saranno utili perché permetteranno ai ragazzi di vedere in diretta come funzionano queste attrezzature. Gli alunni approfitteranno del fatto che sono facilmente utilizzabili, sono modulari, per cui possono vedere bene le varie fasi delle cose che si studieranno. L'allestimento dei laboratori didattici potrà essere ulteriormente implementato con materiale volto all'approfondimento dello studio dell'efficienza energetica, degli edifici e delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono inoltre previste attività divulgative rivolte anche a docenti di altri istituti scolastici, ai fini di illustrare la strumentazione presente ed estendere il potenziale didattico ad un numero sempre crescente di utenti. Noi siamo molto contenti come istituzione scolastica che questo laboratorio, dopo tanti anni in cui è stato progettato, in cui è stato pensato, sia attualmente fruibile. Questo sta a significare che questo tipo di laboratori possono diventare uno dei momenti per gli alunni di conoscere, di imparare, di lavorare su nuove attrezzature e anche su materiali innovativi.